Allora, vediamo in Eredito 12 come è possibile appunto andare a settare determinate impostazioni. Allora, innanzitutto, se andiamo ad aggiungere qui in basso a sinistra, vediamo praticamente delle informazioni. La prima, questa qui tutta a sinistra, è ultimo salvataggio eseguito. Questa è un'icona dove ci indicherà praticamente le informazioni dell'ultimo salvataggio eseguito della pratica. Ovviamente, se io adesso vado ad aprire una mia successione, qui troveremo praticamente a breve l'informazione fra qualche minuto dell'autosalvataggio. Qui possiamo andare a procedere appunto con le impostazioni generali. Ci sono appunto delle impostazioni generali da settare o meno su Eredito. Dedicate appunto a impostazioni generali sulle imposte minime per successioni diverse da prima dichiarazione, prevalentemente legate al vecchio modello 4, quello cartaceo. Quindi queste prime tre impostazioni sono prettamente per il vecchio modello 4. Qui troviamo in alto anche un simbolo di informativo per quanto riguarda appunto il calcolo del reddito sui moltiplicatori attuali per successioni apertesi prima del 1° gennaio del 92. Possiamo trovare anche impostazioni relative al ravvedimento operoso. Infatti, come sappiamo, se superiamo l'anno di presentazione di una pratica di successione, questo punto può essere praticamente sottoposto ad accertamento e quindi avere praticamente calcolare necessario pagare, oltre all'autoliquidazione delle imposte, anche il calcolo del ravvedimento operoso. Ci sono delle opzioni legate sia per quanto riguarda la stampa del modello F24, quindi sia per il vecchio modello 4 cartaceo che telematico, e poi abbiamo anche quella che è l'impostazione legata al versamento della sanzione per ritardata presentazione. Quindi è possibile spuntare questa opzione e includere la tardiva presentazione nella colonna delle sanzioni per quanto riguarda il campo F20 o F21 del sistema telematico. E poi abbiamo un'opzione legata alle colture catastali. Clicchiamo su OK e per quanto riguarda qui invece il menu dell'Help è dedicato prevalentemente ad informazioni legate ai documenti dell'Agenzia delle Entrate sul fascicolo 1 e 2 per la corretta compilazione classica della pratica di successione. Una sezione dedicata all'assistenza tecnica, quindi possiamo avviare TeamViewer e aprire praticamente un ticket per l'assistenza. Altro punto, le informazioni dedicate alla versione di Eredito. Qui invece abbiamo un link alla pagina web diretta appunto del software Eredito 12 e poi qui, molto importante, vedremo poi in un video specifico appunto le impostazioni di settaggio dell'assistente guidato.